Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare il pianoforte. Oggi vediamo una canzone molto bella di Biagio Antonacci che è Se è vero che ci sei. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone soltanto di quattro accordi che sono Mi maggiore, quindi se dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, questo è il Mi, Sol diesis, Si, queste tre note formano il Mi maggiore, poi avremo il Do diesis minore, quindi Do diesis, Mi, Sol diesis, e il Do diesis minore. Poi il Si maggiore, Si, Re diesis, Fa diesis, ed infine il La maggiore, quindi andando indietro, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore. Gli accordi dureranno quattro movimenti, mentre il Si e il La si dividono in due e due. Ora vi faccio vedere. Prima c'è un intro che parte con il Do diesis minore, fai un paio di volte questo intro e poi comincia con il Mi maggiore. Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo e passeggio dentro il mondo. E mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. Bene, poi c'è il ritornello che, dove gli accordi restano identici, però parte dalla maggiore e fa così. E se è vero che ci sei, batti un colpo amore. Volte guardo il cielo e continua a rifare sempre lo stesso giro. Poi si va a una parte che è, diciamo, lo special, dove gli accordi sono sempre gli stessi, soltanto che partono dal Si maggiore. E questa parte è un messaggio per te, sto chiamandoti, sto cercando. E poi fa di nuovo l'intro. Dove gli accordi fanno due movimenti per ogni accordo. Poi la canzone riprende, ma la struttura resta sempre la stessa. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascerò comunque in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare proprio gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!